Visto che oggi ho una giornata libera dal lavoro e però contemporaneamente mi voglio prendere anche una giornata libera dal make-up, quindi non sono truccata, voglio mettere appunto lo smalto, però contemporaneamente volevo fare anche un video in cui vi voglio parlare di una sensazione che ho ultimamente leggendo alcuni commenti sotto a dei video, sotto a dei post. E quindi volevo un po' confrontarmi con voi su questa sensazione che io ho avuto. Allora, oggi metterò questo smalto di NARS, bellissimo, questo blu intenso, che è la notte. E sopra ci metterò questi glitter di Artisa. E ho deciso quindi insomma, di fare questa specie di get ready with me, mentre vi parlo o comunque vi esprimo la mia sensazione sul contenuto di questi commenti. Mi riferisco al fatto che molto spesso mi sembra di percepire da questi, diciamo, video, da questi appunto commenti, che si tenda a valutare le persone sulla base dei numeri che le caratterizzano in termini di views, follower e iscritti. Per cui la sensazione che ho io è che si tende appunto a considerare di poco valore coloro appunto che non possiedono numeri importanti, addirittura è quasi come se si pensasse che queste persone non abbiano nemmeno il diritto di esprimere un giudizio. Questo modo di pensare, di valutare, di considerare le persone, a parte che è sbagliato, è abbastanza superficiale, ma secondo me tende ad essere anche molto molto pericoloso. Allora, innanzitutto è un modo di pensare completamente sbagliato, inutile e superficiale perché questi numeri assolutamente non sono indicativi delle capacità molto spesso, del valore comunque delle persone. E è molto semplice capire quello che voglio dire. Basta fare il confronto molto spesso tra laureati di una stessa facoltà con diverse votazioni. Il voto finale della laurea essenzialmente non è un giudizio univoco, obiettivo, sulle capacità, sulle conoscenze, sull'intelligenza delle persone. Io ho proprio sotto mano due esempi di persone laureate alla stessa facoltà a distanza di pochi anni, una con 100 e una con 110. Quella laureata con 110 non ha sicuramente le stesse conoscenze, le stesse capacità di quella laureata con 100, essenzialmente perché quella laureata con 110 ha fatto gli esami con il CEPU. Ora, io non voglio entrare ovviamente nel merito di questo sistema che tutti conosciamo. Ognuno ha la sua, diciamo, idea, il suo giudizio su questo tipo di istituzione. Ovviamente, quello che voglio dire è che un numero non serve a nulla. Quindi giudicare le persone solo in base al numero di iscritti che hanno sul proprio canale è veramente sciocco, anche perché chi raggiunge certi livelli bisognerebbe un attimo anche valutare in che modo ha raggiunto certi livelli. Cioè, se si tratta comunque di qualcuno che ha delle abilità, delle capacità, è comunque capace a fare qualcosa e nel tempo è riuscito a trasformare quella che magari era una sua passione, un suo hobby in un lavoro, considerando quindi anche i social appunto come lavoro, e continua a crescere, a migliorare in quello che sa fare, ovviamente quella persona merita rispetto, merita comunque di essere valutata in modo positivo,
proprio perché è riuscita a sfruttare le sue capacità, le sue abilità, le sue conoscenze e continua a migliorare, magari studiando ancora di più. Anche perché molto spesso c'è da dire che chi raggiunge certi livelli, certi numeri sui social, lo fa attraverso dei magari contenuti o postando comunque dei contenuti o comunque comportandosi in dei modi che molto spesso tendono anche a ledere un po', diciamo, la dignità stessa del creator, il quale ovviamente se ne infischia, ma sinceramente in questi casi credo ci sia veramente poco da invidiare laddove si ottengono dei numeri, dei risultati in questi modi, magari anche appunto scendendo a dei compromessi anche con se stessi e facendo magari delle figure anche un po' barbine, e quindi non so in questi casi cosa ci sia veramente da invidiare. E questo tipo di pensiero poi, come vi dicevo, è anche pericoloso perché tende appunto a sottovalutare moltissimi altri aspetti della vita quotidiana che possono di fatto poi rendere una persona valevole di un giudizio appunto positivo e che vengono messi in secondo piano e che sono magari invece anche più dignitosi appunto del semplice postare video o foto, come appunto il fatto di impegnarsi costantemente nel proprio lavoro, nei propri studi e ottenere quindi da soli certi risultati. Inoltre, secondo me, pensare in questo modo, mettere quindi al centro di ogni giudizio i social, finisce anche, per chi appunto pensa questo, essere una cosa che li porta loro stessi a sottovalutarsi laddove non ottengono quei risultati e non gli permette di magari concentrarsi su altre questioni che magari non c'entrano nulla con i social e che invece potrebbero regalargli molte soddisfazioni. Io credo che si dia veramente tantissima importanza, a troppa importanza a questi soggetti che postano questi contenuti e si finisca veramente per passare molto tempo a seguire appunto questi personaggi tralasciando invece questioni personali più importanti. E quindi io non lo so, io ho avuto appunto questa sensazione, che devo dire è anche abbastanza triste, di appunto vedere questi giudizi delle persone legati solo ai social. Non so, voi siete d'accordo? Avete notato anche voi, avete avuto anche voi questa sensazione leggendo dei commenti, delle risposte magari a certi commenti? Io sì, e continuo ad averla sempre di più. Purtroppo, secondo me, è un modo di pensare poi che appartiene essenzialmente ai più giovani, il che è veramente triste, perché questi si dovrebbero concentrare molto sulle proprie cose, sulle proprie ambizioni, sui propri obiettivi, tralasciando quello che succede appunto sul mondo dei social, non perdendo tempo a creare discussioni virtuali che non servono a nulla. Ok, ora aspetto che si asciuga e poi ci metterò sopra il top coat e il gioco è fatto. E io, queste unghie a me durano anche una settimana, io adoro fare questo tipo di nail art, se così si può chiamare, perché la trovo veramente molto particolare e mi piace tantissimo. Difficilmente metto lo smalto, da che ho comprato appunto questi glitter,
questa confezione appunto di 52 gialli, mi sembra, di glitter, difficilmente metto lo smalto senza applicare i glitter, se non su tutte le unghie, su alcune, ma comunque un po' di glitter li metto sempre sempre sempre. E comunque la cosa, per quanto possa sembrare difficile, in realtà poi non è neanche così problematica, perché poi con il pennellino li raccolgo e li metto nella loro jar tranquillamente, quindi non creo neanche troppo macello. E niente, aspetto che si asciuga. Ok, è ora del top coat e la mia nail art è pronta. Oggi avevo veramente bisogno di una giornata un po' così easy e rilassante fuori dal lavoro. Era veramente da tantissimo tempo che non mi prendevo un giorno di ferie. Devo dire che in realtà non è che io mi riposi tantissimo, nel senso che stamattina ho stirato un bel po' e poi ho preparato il pranzo, ho lavorato alla tesi, insomma non mi sono fermata un attimo, e anche il pomeriggio è pieno di cose da fare, tra cui anche l'allenamento. Però sono molto molto contenta perché mi sono fatta una bella lista di cose da fare e piano piano le sto facendo tutte, e comunque mi sto riposando perché c'è silenzio, fuori piove, però non importa. Veramente sarei voluta andare in bici, però non si può perché piove. Mi allenerò a casa e tranquilla, una giornata tranquilla però soddisfacente, perché sto facendo tante tante cose. Quindi niente, io vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e di commentare qui sotto se anche voi pensate un po' quello che penso io, se avete avuto questa sensazione, insomma fatemi sapere cosa ne pensate, oppure se io sto solamente esagerando. E quindi niente, nail art fatta, aspettiamo che asciughi e ci vediamo al prossimo video, e ciao!